Unanime il cordoglio del mondo politico per la morte di De Mita, per il presidente del Consiglio Draghi, l'ex segretario della DC è stato un protagonista della vita parlamentare e politica nella sinistra democristiana fino al suo impegno come sindaco di Nusco. Un appassionato della politica, sottolinea il segretario del PD Letta, che ricorda come De Mita non si sia mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. Pensavo che la sua determinazione gli facesse superare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita. Così l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino. Ma la storia di De Mita si intreccia profondamente con quella del popolarismo italiano. De Mita è stato la storia della Democrazia Cristiana. Nessuno più di lui l'ha rappresentata fino alla fine, nella convinzione da lui sempre illustrata che il popolarismo fosse la sola cultura rimasta vincente nel Novecento. De Mita diceva che la politica è pensiero. Negli ultimi tempi lo diceva con dolore, perché constatava che la politica si separa dal pensiero. Ecco, il suo pensiero continuerà a vivere, e quindi Ciriaco De Mita non lo salutiamo oggi.